come ti sei salvata lì da quel campo di sterminio? Come sei arrivata fino a noi? Che è potuto arrivare? Questo bisognerebbe chiederlo al Signore. Ma praticamente cosa è accaduto? È accaduto che mi sono salvata. Io mi sono salvata, stavo 5 volte per dover andare ai forni crematori. Ma sempre è successo qualcosa che all'ultimo non ci sono andata. Ma la cosa più, diciamo, la cosa più, il miracolo più grande è stato l'ultimo, nell'ultimo campo mio a Teresi, nell'Odiana Repubblica Ceca, dove io a circa metà aprile del 45 sono caduta in coma profondo col tifo pedicchiale, abbandonata per terra, senza mangiare, senza bere e senza medicine, perché i tedeschi stavano già abbandonando il campo, stavano scappando e ci avevano letteralmente abbandonati. Questo è successo appunto verso metà aprile. Io mi sono svegliata dal coma da sola. Il 9 maggio, quando noi il 12 maggio dovevamo essere tutte quante, e tutti quanti, uomini e donne, ma io siccome stavo in un campo femminile dico tutte quante, dovevamo essere eliminati tutti il 12 maggio. L'8 maggio sono entrate le truppe russe e ci hanno salvato, mi hanno trovato lì per terra. Tu l'hai visti? Sì. Quando arrivavano? No, stavo ancora in coma. Ah, quindi l'8. Non ti io mi sono svegliato il 9, quando erano già entrati, quando avevano già liberato il campo. Io non ho vissuto il momento della liberazione. Cioè ti sei svegliata libera? Io mi sono svegliata in un grande stanzone, su un pagliariccio, con una coperta, e davanti a me c'era una dottoressa russa, perché Teresina è stato liberato dalle truppe russe, con due assistenti in camice bianco. La dottoressa mi ha messo, mi ricordo solo, il termometro nella bocca, poi me l'ha tolto e ha fatto così con la testa. Dice, ma questa è una cosa incredibile. Questa ragazza è stata quasi un mese in coma profondo, senza mangiare, senza bere, senza medicine, ed è già fuori il pericolo. Non so, e dopo tutto il periodo passato nel campo? Sì. Poi ho dovuto stare un mese e 40 giorni in campo, perché sennò potevo attaccare ancora gli altri. Perché tu dici? E perché tu dici che sei insieme, tutte e due le cose, ebrea e cattolica? Sì. Cattolica ed ebrea. Ecco, perché nella visione comune delle cose non è facile superare la tradizionale interpretazione del popolo ebreo come il popolo che ha ucciso Gesù. No? E quindi questa cosa che io giudico personalmente assolutamente inedita, forte, che tu dici, io sono cattolica ma sono ebrea. Posso testimoniare una cosa? Io ho visto quando si è inaugurato il museo in Calabria, a Serramonti, dove c'era un campo di concentramento, quello, e ho visto che tu hai preso la comunione. Sì. C'è stata una messa con rito sì. cattolico, sì. C'era un prete cattolico, sì. E ho visto, c'era un'altra ebrea, molto nota, si è scandalizzata, la quale non si è mossa dal suo posto, è vero. E a un certo punto ho visto le persone che andavano lì a prendere la comunione e oltre a questi ti è andata anche tu, l'hai fatto e così via. Vabbè, questo è il gesto. Ma poi c'è, resta un problema, dunque ebrea e cattolica insieme, cattolica e ebrea, com'è questa cosa? Ma perché io ho sposato poi, dopo la liberazione, un cattolico, molto credente, tutta la famiglia, mio figlio è nato da cattolico, è stato battezzato, e io mi sono convertita alla religione cattolica perché non volevo che mio figlio crescesse nel dubbio di due religioni, che si sbandasse. E ho sempre frequentato la Chiesa e continuo a frequentarla. Però come io mi sento
una buona ebrea cattolica e una buona cattolica ebrea. D'altronde Gesù Cristo è nato ed è morto come ebreo. La Madonna era ebrea. Ultimamente abbiamo visto che ai 100 anni che ha fatto la sinagoga a Roma c'erano tanti cattolici. Il Papa ormai ci ha uniti tutti. Io pianto per la gioia. Da Dio o da Gesù Cristo? Da chi siamo uniti? Questo certamente è sempre la volontà di Dio, che l'uomo ha afferrato la volontà del Signore. Che il Signore ci vuole tutti uniti. Il Signore non fa distinzione, tu sei cattolico, tu sei ebreo, tu sei musulmano. E quindi io potrei arrivare anche a dire che sono un buon ebreo, un buon cattolico, un buon musulmano. Sì, ma la cosa importante nella vita, secondo me, è il comportamento di una persona. Se una persona vive secondo le leggi del Signore, è tanto indifferente a quale religione appartiene. L'importante è vivere secondo la legge. Anni tu, Elisa, non hai, hai fatto la scelta del silenzio su tutta questa vita? Di tacere, vuoi dire? No? Perché io per tanti anni non ho parlato. Sì, hai fatto una scelta, la scelta. Non era una scelta mia, Nicola. No. Assolutamente no. E questo è stata una scelta principalmente, devo dire, prima di tutto. Dove vivo io a Manduri allora, 60 anni fa, non era come oggi. E quindi non si capiva niente, non si sapeva ben poco della guerra e delle leggi razziali e di tutto il resto. Poi la famiglia di mio marito non voleva che si sapesse che io ero ebrea. E quindi sono stata quasi obbligata a tacerlo. Poi è stato mio figlio, ma dopo la morte anche di mio marito, a tirarmi fuori da quell'enorme abisso nel quale io ero precipitata, perché lui aveva capito prima in qualità di medico e poi come figlio che io avevo bisogno di aprirmi e di parlare. E da allora ormai sono 9 anni, più di 9 anni, che io continuo a parlare. Lo fai, da me che cosa vuoi? Da te? Perché lo fai? Da me? Io non voglio proprio niente. Certo. Voglio solo che mi resti l'amico che mi sei. Certo, ma dico, che cosa dovrei fare io, per esempio, per essere all'altezza di questo? Dico, io per dire un uomo, un individuo, cosa dovrei fare praticamente? Come dovrei dire? Nicola, è difficile dire a te che cosa devi fare. Tu sei una persona colta, intelligente. Afferrare un po' di quello che ho detto, cercare di non odiare prima di tutto, perché l'odio è la cosa più brutta che possa esistere. Però appunto, devo ripetere, bisogna saper perdonare. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne e le meridiane di morte, t'ho visto. Dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura, t'ho visto. Eri tu, con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. E quell'eco fredda, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, oh figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri. Le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento,
Che ha preso questa iniziativa è una fondazione molto semplice, senza fini di lucro, lo facciamo, abbiamo fatto una cosa infantile, ma io credo che a Elisa piacerà questa cosa infantile. In genere si fa queste cose professionalmente, gli industriali, i commercianti, forti, duri, potenti, fanno le targhe d'oro, le camate. Vito, io ho fatto una cosa io, mi sono messo quel famoso computer utilizzandolo a fin di bene, e mi sono fatto una pergamena io per Elisa. Ho scritto Fondazione Popoli e Costituzioni, poi ho scritto a Elisa Springer un abbraccio da ciascuno di noi con gratitudine. E questa cosa io do con questi fiori. Il dibattito c'è stato, il dibattito, se sono semplici, se sono... Io mi sono permesso di dire, è troppo, anche uno bastava per Elisa, no? E se noi ce lo diamo con l'affetto, grazie Elisa, amica nostra, indimenticabile.
che vogliono firmare.